Le tue scarpe nuove sono davvero stupende. Grazie, la mamma me le ha comprate proprio ieri. Ah, come le vorrei anch'io. Sei fortunato ad avere una mamma così generosa, sai? Si vede che ieri era di buon umore. Caspita, sono bellissime, come ti invidio. Vorrei che anche la mia mamma me le comprasse. Prova a chiedergliele, secondo me ti starebbero benissimo. Lo pensi davvero? E come si usa dire, l'apertura mentale inizia dai piedi. Solamente chi ha la mente aperta compra delle belle scarpe. È vero, che proverbio azzeccato? No, mi spiace, non faceva così. È inutile, smetti. Sono a casa! Ehi, mamma! Siamo alle solite, non capisco come mai i conti non mi tornino. Ehi, mamma, senti. Zitto, te l'ho già data la tua paghetta. Io veramente vorrei un bel paio di scarpe nuove. Non riesco ad arrivare a fine mese e tu vuoi delle scarpe nuove. Va a fare i compiti piuttosto. Le avevo chiesto un paio di scarpe e invece mi ha mandato in camera mia a studiare. Beh, non era il momento giusto. In che senso? È da stamattina che è di cattivo umore. Non le si può neanche rivolgere la parola che ti risponde in malo modo, sempre che ti risponda. E quando è il momento giusto per chiederglielo? Quando ritornerà di buon umore. Ah, grazie, bella risposta. E io come faccio a sapere quando ritornerà di buon umore? Vediamo un po'. Sì, ho trovato! Hai un ciuschi ciusco per me? Un televisore! Il kit del come ti senti! E a che cosa serve? Funziona come le previsioni meteo, solo che misura l'umore delle persone invece dei fenomeni atmosferici. Innanzitutto dobbiamo lanciare in orbita il nostro satellite. Ok. Meno 5, 4, 3, 2, 1, lancio! È in grado di misurare l'umore di tutta la popolazione terrestre e fa anche delle previsioni. Wow! Oppla! È il momento di vedere le previsioni dell'umore della mamma. Adesso dobbiamo inserire il suo nome. Per la mamma di Nobita oggi prevediamo cielo nuvoloso seguito da schiarite. In serata il cielo sarà completamente libero. Che cosa significa? L'umore di una persona si misura esattamente come si fa per le previsioni del tempo. Per esempio, se c'è il sole, la persona è di buon umore. Cielo nuvoloso significa cattivo umore. E quando indica pioggia? Lacrime e tristezza. Mi dici del temporale? Significa rabbia. Sì, ho capito, sembra interessante. Questo è l'umore del mattino. Questo è quello del pomeriggio e questo quello della sera. Quindi come possiamo capire l'umore della mamma? Il ciuschi dice che oggi sarà di cattivo umore al mattino e di pomeriggio, ma che sicuramente migliorerà in serata. Evviva! Questa sera le chiederò di comprarmi le scarpe. Ciao, sono a casa. Buonasera, papà, bentornato. Ti avevo chiesto di avvertirmi se rientravi a casa più tardi del solito. Sì, questi sono per scusarmi. Grazie per tutto quello che fai per noi ogni giorno. Oh, non dovevi. Ne vuoi ancora un po'? Sì, grazie. Oh, è finita, ne prendo un'altra. Ah, sei gentile. Ora sembra di ottimo umore. Allora perché non glielo chiedi adesso? Sì, hai ragione. Mamma, a proposito di quelle scarpe da ginnastica nuove che mi piacciono tanto. Sì, sì, ho capito. Domani andremo a comprarle, d'accordo? Ah, dici sul serio? Evviva! Non c'è bisogno di strafogarsi. Ma certo, devi mangiare con più calma. D'accordo. Ciao, buonanotte. Bene, il nostro piano ha funzionato. Già, è tutto grazie al tuo ciuschi. Oh, ehi, perché non guardiamo le previsioni di qualcun altro che conosciamo? D'accordo, e a chi staresti pensando? Vediamo un po', potremmo guardare le previsioni dell'umore del maestro. Ok, va bene, controlliamo. Le previsioni dell'umore del maestro per domani. Possibili temporali in mattinata e nel pomeriggio. Vi consiglio di fare attenzione. Ehi, Nobita Nobi! Di la verità, c'è per caso qualche motivo per cui potrebbe arrabbiarsi con te domani? Qualcosa che potresti dimenticare? Dove sono? Ah, se avessi dimenticato di portare questi, il maestro mi avrebbe colpito con un fulmine. Guarda, il previsto temporale è diventato cielo sereno. Fantastico! Domani ti avrebbe sgridato per aver dimenticato gli strumenti di bella calligrafia. Sì, però c'è ancora il temporale nel pomeriggio. Questo non vuol dire che il maestro debba per forza essere arrabbiato con te. Invece ne sono assolutamente sicuro. Ma perché?
prego, aiutami. Secondo te perché potrebbe sgridarmi nel pomeriggio? E dai, rispondimi, Doraemon. Ma se vieni ripreso in continuazione, perché ti preoccupi per un rimprovero in più? Per favore! L'unico consiglio che ti do è di andare a letto presto, altrimenti si arrabbierà perché arriverà in ritardo. Allora corre a dormire. Ciao, vado a scuola! Buongiorno, Nobita. Ciao, Shizuka. Dimmi una cosa, non avevamo compiti da fare per oggi, non è vero? No, niente compiti. Se non è per i compiti, perché il maestro mi sgriderà? Ragazzi, siete pronti per gli esercizi di bella calligrafia? Sì! Sì! Oh, Nobita, sono contento, bravissimo, mi fa molto piacere. Raimon, vieni a pranzare. Arrivo! Caspita, che bella giornata di sole! Così si calcola l'angolo. Bene, per oggi è tutto. Prima di andare, però, vi riconsegno le verifiche di matematica dell'altro giorno. Oh, oh no! Ecco perché cosa verrà sgridato. Povero me, sicuramente avrò preso un altro zero. Nobita Nobi! Arrivo! Sono tanto dispiaciuto. Nobita Nobi! Apprezzo molto i tuoi sforzi. Hanno preso zero! Non mi sembra vero, sta segnando! A domani! Che strano, oggi non mi hanno sgridato! Meno male, il Ciuschi ha sbagliato le previsioni per il maestro! Ah, che bello! Ehi, Nobita! No? Ti ricordo che oggi abbiamo gli allenamenti di calcio! Già, non devi mancare! Sì, va bene, ci sarò! Sono a casa! Ciao, com'è andata? Benissimo, non ci crederai, ma il maestro non mi ha sgridato neanche una volta. Ah, davvero? Sono contento per te, sei stato bravo. Grazie, è una sensazione strana, ero abituato alle sgridate. Nobita, vieni, c'è Shizuka al telefono. Arrivo. Ciao, come va? Ciao, volevo dirti che sto preparando dei biscotti. Ti andrebbe di venire qui ad assaggiarli? Certo, che bello, arrivo immediatamente. A tra poco, allora. Evviva! Oh no, accidenti! Avevo promesso a Gianni e a Suneo che sarei andata a giocare a calcio con loro! Doraemon! Le previsioni di oggi per Gian. Il cielo diventerà molto nuvoloso e si verificheranno dei temporali. Ma Gian è di pessimo umore. Vediamo le previsioni di Shizuka. Le previsioni per Shizuka. Cielo sereno per tutta la giornata. Molto bene, ho deciso, rinuncerò al calcio per andare a casa di Shizuka. Sei sicuro di voler rinunciare al calcio? Al 100%, quando Gian è di cattivo umore, gli allenamenti di calcio sono un vero incubo. Quindi è molto meglio se mi tengo alla larga da lui. Dici così solo perché preferisci andare a casa di Shizuka? Ovviamente sì, ok, ciao, io vado. Ciao, a più tardi. Oh no, quelli laggiù sono Gian e Suneo. Se mi vedono sono nei guai. Devo nascondermi. Mi scusi tanto. Nobita, sei il solito pasticcione. Ma perché non guardi dove vai? Ti sembra questo il modo di saltar giù da un muro? Potevamo farci male. Le chiedo scusa, maestro. Possibile che non passi un giorno senza che io ti debba sgridare per qualcosa? Non puoi essere ecco sempre così. Ecco che il maestro mi fa una ramanzina. Il Ciuschi aveva ragione. Devo sbrigarmi. Ehi, Shizuka! Finalmente sei arrivato. Ecco i biscotti. Mangiane pure quanti ne vuoi. Sembrano ottimi. Che bontà, sono contento di essere venuto da te. Sai, ho chiesto alla mamma se mi poteva comprare delle scarpe come quelle che ha Suneo. E per fortuna mi ha detto di sì. Oh, come sono contenta. Che bello, anche mia mamma ha promesso di comprarmele. Così avremo tutte le scarpe uguali. Bene, allora che cosa ne dici se andassimo adesso al negozio? Sì, certo, buona idea. Tu aspettami qui, io faccio un salto a casa a farmi dare i soldi che mi servono. Va bene. Vado e torno. Nobita è in ritardo e pensare che oggi avevo intenzione di fare un allenamento molto intenso. Pigro con me, vedrai che non si presenterà. Non gli conviene, altrimenti io... Chi è stato a rompere la finestra? E adesso che cosa facciamo? Non lo sapevo ancora voi, ma stavolta me la pagherete ancora. Vuoi questi, vero? Comprati pure le scarpe da ginnastica che ti piacciono tanto. Grazie infinite, mamma. Ehi, mi sembri di ottimo umore oggi. È tutto merito del tuo Ciuschi. Grazie mille, Doraemon. Ciao. Ciao, a più tardi.
Nobita sono piene di cieli sereni. Cosa? Le previsioni per Nobita Nobi. A breve arriveranno forti piogge. È molto strano, chissà per quale motivo. Che bellezza, vado a fare shopping con Shizuka. Che gioia. E da lì in avanti e lei avremo le scarpe uguali.